Appena arrivato, Drogo si presentò al maggiore Matti, aiutante maggiore in prima. Il tenente di picchetto, un giovane disinvolto e cordiale di nome Carlo Morella, lo accompagnò attraverso il cuore della fortezza, dall'androne d'ingresso, donde si intravedeva un grande cortile deserto. I due si avviarono per un largo corridoio di cui non si riusciva a vedere la fine. Il soffitto si perdeva nella penombra. Ogni tanto una piccola striscia di luce entrava da sottili finestrette. Solo al piano di sopra incontrarono un soldato che portava un fascio di carte. I muri nudi ed umidi, il silenzio, lo squallore delle luci. Tutti là dentro parevano essersi dimenticati che in qualche parte del mondo esistevano fiori, donne ridenti, case allegre e ospitali. Tutto là dentro era una rinuncia. Ma per chi? Per quale misterioso bene? Ora essi procedevano al terzo piano, lungo un corridoio esattamente identico al primo. Si udiva al di là di certi muri la lontana eco di una risata che sembrò a Drogo inverosimile. Il maggiore Matti era grassoccio e sorrideva con bonarietà eccessiva. Il suo ufficio era vasto, grande, era pure grande la scrivania, ingombra ordinatamente di carte. C'era un ritratto a colori del re e la sciabola del maggiore appesa a un apposito piolo di legno. Drogo si presentò sull'attenti, mostrò i documenti personali, cominciò a spiegare di non aver fatto alcuna domanda per essere assegnato alla fortezza. Era deciso, se appena possibile, a farsi trasferire, ma Matti lo interruppe. Ho conosciuto anni fa suo padre, tenente, un esemplare gentiluomo. Certo, lei vorrà fare onore alla sua memoria. Presidente dell'Alta Corte, se non mi sbaglio. No, signor maggiore, fece Drogo. Era medico mio padre. Ah, già, medico, perbacco, mi confondevo. Medico, sì. Matti parve per un momento imbarazzato e Drogo notò come, portando spesso la mano sinistra al colletto, cercasse di nascondere una macchia di unto, rotonda, una macchia evidentemente fresca, sul petto dell'uniforme.